Afra, ce lo fate in Tartar San Giacomo che c'è stato che sta a pestire i zoccoli prima che ce lo scippano. Il becchino cocainoma è un felice esempio di un personaggio tratto dalla realtà che è riuscito per fortuna a essere anche un bravissimo caratterista. Signori, che fate? Ci pensiamo noi o vi portate voi da casa? Pensa che hai fai! Ah, fai finita con sta musica che mi sta sfornando orecchia di mortaci tua. Vedi lei, ma che dici tu? Quando la vedi lei la crisi? Stai attento! Gli do la benedizione! Sto cazzo di cose che mi impone tutti i servizi! Sto cartello di merda! Sai che ce famo? O da Margatto, come diceva Alberto Sordi? Tu non sei una signora, tu sei una regina e io sono il tuo principe. Qui è il mare delle Maldive, senti il mare? Sì, è una cosa molto difficile, però a chi lo dico? A me madre, sono il segreto professionale, mica stiamo a smacchiare i giaguari. Tu sai come dici, parlatene bene, parlatene male, ma parlate. Sfida questa vita, la missione sua, conquista eterna della figa e Dio lo benedica. Lascia a casa la sua amica, esce fuori, tromba ore e non si stanca mica. Per forza, ma, Massimo Marino, porcino, ma, Massimo Marino, grande ignobile porcino. Allora, scusate, avete scelto? Sì, ma no, avremmo optato per questa. Avio economica, fra economica. Ma potete fare da soli con quattro fogli di compensato. Su, bello, su. Dai, che gliela puoi fare, sei un bel ragazzo, ti vedo bello lucido. Nella vita bisogna aspirare anche ad altri. Dai, sì. Se mi piace. Sì, bisogna aspirare senza ad altri. Aspiriamo, va. Una borgata di Roma, una delle tante borgate di Roma, dove veniva per esempio anche Pasolini a prendere spunti delle sue opere cinematografiche, letterarie. Perché io sono riuscito a bucare lo schermo, proprio per questo motivo, perché la gente si è immedesima e si riconosce in me. Sembra facile, Lo so che non è facile. Facile mai. Non è mai facile. No.